Buongiorno a tutti. Anche oggi possiamo testimoniare che Dio è buono e voglio condividere con voi questa breve esortazione dal titolo Impara a dire di no. E la scrittura di riferimento vorrei condividere con voi questo, Proverbi 29-25 dice: La paura dell'uomo o il timore dell'uomo costituisce un laccio. Ma chi confida nell'Eterno, nel Signore, è al sicuro. Ed è proprio vero. Temere l'uomo è un grosso legame nella vita delle persone. E Gesù disse anche una frase molto importante, disse: Il vostro parlare sia sì e no no. Tutto ciò che va oltre è dal maligno. Io voglio dirti. Non è solo un rispondere sì e no no, ma anche un imparare a dirli. Ci sono delle volte in cui che possiamo dire sì, delle volte in cui è necessario dire no. Noi non possiamo essere troppo buoni, essere presi dal perbenismo. Mi piace la citazione di un certo dottor Richard Swinson. Lui disse: Vivere senza margini o riserve è la malattia del nostro decennio. Lo voglio ripetere. Lui disse: Vivere senza margini o riserve è la malattia del nostro decennio. Ed è proprio vero. È un grande male non sapere avere i propri confini, i propri limiti. Ci sono persone che ci chiederebbero fino all'esaurimento, fino all'esasperarci. E molte volte noi abbiamo timore di offendere le persone e diciamo sempre sì. E diventiamo asserviti alle persone. Noi dobbiamo essere disponibili, ma non a disposizione. Cioè, dobbiamo essere gentili, essere persone premurose che si occupano di servire gli altri, ma non stare ai porci comodi degli altri, non a farci usare dagli altri. Noi siamo chiamati a benedire gli altri, ma non a farci sfruttare. E noi abbiamo bisogno di imparare a dire no. Con amore, con gentilezza, ma noi possiamo imparare a dire no. Noi abbiamo bisogno di imparare a dire no. Perché quando noi non sappiamo dire no alle persone, diciamo sempre sì, anche se il nostro cuore vorrebbe dire no, c'è un timore dell'uomo dietro a questo. È un compromesso pauroso che ci legherà, che ci opprimerà e noi non possiamo permettere questo. Noi dobbiamo imparare, come ha detto questo dottore Richard, a mettere dei confini nella nostra vita. Ci devono essere dei confini, dei limiti, dei margini che le persone non devono superare. Noi non dobbiamo permettere che le persone possano superare quei margini, quei limiti, quei confini. Perché lì poi cominceremo a cadere in stress, in ipertensione, in disagio, in seccature. Noi dobbiamo imparare ad essere disponibili, ma non sempre a disposizione. Dobbiamo imparare che quando le persone ci chiedono, delle volte dobbiamo andarle incontro, delle volte sono loro che devono venire incontro a noi. In una relazione è importante che io cerco gli altri, ma anche gli altri cercano me. Non può essere solo unilaterale. Non perché dobbiamo dare in base a ciò che riceviamo, ma dobbiamo imparare a tutelare la nostra persona, la nostra vita, la nostra integrità morale, la nostra dignità deve venire prima, deve essere una priorità nella nostra vita. Non sto parlando di egoismo. Sto parlando di preservare la nostra dignità, la nostra autostima, il nostro rispetto per la propria persona. È importante. Forse non è a caso che stai ascoltando questa parola, ma tu devi imparare a dire anche di no. C'è chi dice solamente no, ed è molto antipatico, ma c'è anche chi dice solo sì e non sa mai dire no. Noi dobbiamo li essere liberi di dire no. E se le persone non ci amano per quelle volte che diciamo no, e che magari sono poche, vuol dire che non ci tengono a noi. Se la prendono, se si offendono, significa che non ci tengono a noi, ma ci stanno solo usando. Noi dobbiamo avere la libertà di dire no. E amorevolmente le persone continuare ad essere amati. Noi non dobbiamo aver paura di perdere l'amore, gli affetti, le relazioni, se ogni tanto diciamo no.
Se il nostro cuore dice no, perché dobbiamo autoviolentarci? Se una cosa non la vogliamo fare, noi possiamo chiedere consiglio in preghiera, possiamo chiedere consiglio allo Spirito Santo, possiamo rifletterci un momento, ma se il nostro cuore non vuole farlo, se il nostro cuore si sente forzato a fare qualche cosa, noi dobbiamo imparare a dire no. Ed è importante. Può sembrare un messaggio apparentemente anticristiano, ma lo ripeto, abbiamo necessità di imparare a dire no. Ok? Voglio benedirti e voglio concludere con questa preghiera, che possa tu ricevere piena franchezza in questo giorno. Non arroganza, ma franchezza e onestà nelle vie di Dio, nel nome di Gesù.